la parabola perfetta che bacia il palo e finisce in porta di Matías Soulé. Gol importante che sblocca un match difficile. Recupera però Soulé dopo l'errore di Alagna, entra quasi in area di rigore, la offre da Graca, va via benissimo, da Graca! Marco da Graca, mancava la sua firma. Un gol davvero attaccante, un gol alla Marco da Graca. 14° centro stagionale. Pellegrini la tocca lì vicino. Ancora Soulé, rientra sul mancino, la palla rasoterra per Maressa, la conclusione, la Juventus è in vantaggio, 40° minuto, il più giovane di tutti, ha segnato il numero 8, Tommaso Maressa, 1-0. Per Brighenti, Brighenti la tiene sul filo dell'out, Brighenti tocco dentro, il tocco di Soulé, 2-1 per la Juventus, la doppietta di Matías Soulé, splendido pallone di Andrea Brighenti e l'argentino non segna solamente il suo primo gol da professionista, ne segna addirittura due, 2-1 per la Juventus, 59° minuto, Matías Soulé. Un pomeriggio indimenticabile per il giocatore argentino. Bravissimo Brighenti a avere l'intuizione di mettergli dentro quella palla. Palla lunga in profondità a cercare Soulé, ancora Soulé, riesce a passare Soulé dentro l'area di rigore, Soulé, 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 attenzione, Soulé! Il pareggio della Juventus al 23, gol meraviglioso di Matías Soulé, ha fatto tutto da solo, ha portato a spasso mezza difesa della Feralpi Salò, è andato a mettere dentro il pallone del pareggio, che gol dell'argentino, 1-1, tutto nel giro di due minuti, prima Spagnoli e poi Soulé. Tanto però attenzione a Soulé che arriva davanti al portiere, Soulé! 27° minuto, la Juve in vantaggio, la sbloccata Matías Soulé, c'era andato vicino pochi minuti fa e adesso è stato freddo e ha scavalcato con un pallonetto perfetto Sherman Lowe. Juve avanti, meritatamente, lo stavamo dicendo, il Chelsea aveva creato poco, la Juve aveva costruito di più da squadra e adesso ha trovato un vantaggio importante che sblocca un match difficilissimo e la firma è d'autore ed è di Matías Soulé. Andiamo a rivedere questo pallone in profondità, manca l'aggancio, la palla rimane lì però e poi con il pallonetto, freddissimo, scavalca Sherman Lowe.